Pietro Sartore, capogruppo consigliare della lista per Alghero, eletto in questa consiliatura per la prima volta, dunque prima esperienza in consiglio comunale. Oggi un'intervista qui con Alghero News. Partiamo con la prima domanda, essendo proprio una prima esperienza, su com'è stato questo periodo in consiglio, dunque da amministratore, visto anche il ruolo che gli ha dato la città e gli elettori. È stato un ruolo che ha svolto in maniera serena, con qualche complicazione, come si aspettava che fosse, oppure ci sono state anche delle novità? Ma tanto buonasera. Sicuramente è un ruolo impegnativo, un ruolo che forse a volte non si riesce a comprendere fuori, ti impegna più di quanto non si possa pensare, nel senso che va oltre il lavoro nel consiglio, il lavoro nelle commissioni, perché poi ovviamente a tutto questo si aggiungono le riunioni di maggioranza, di lista e soprattutto lo studio degli atti, che ovviamente è un dato importante. È ovvio che come è stato? È stato come in tante cose, ci sono stati momenti positivi in cui le cose si sono raggiunti i risultati, e momenti magari meno positivi con degli alti e dei bassi, momenti di entusiasmo e momenti anche di sconforto. Comunque credo che diciamo che il saldo sia un saldo positivo, nel senso che sono raggiunti risultati importanti e si è seminato per il futuro. Dal di fuori, se lo attendeva così il ruolo di consigliere, comunque proprio anche la macchina amministrativa. No, dal di fuori io non avevo mai avuto esperienze in consiglio comunale, ma nemmeno esperienze di altro tipo in politica. Dal di fuori obiettivamente molte cose non si comprendono, cioè non si comprendono certi meccanismi, tantomeno si conosce il funzionamento della macchina amministrativa, tant'è che per chi come me era un totale neofita, questo all'inizio ha rappresentato un problema, oggettivamente, nel senso che entrare nei meccanismi richiede del tempo. Oggettivamente molte cose si imparano facendo, cioè anche la politica è un mestiere che va fatto, per essere imparato va fatto, cioè quelli che si svegliano la mattina e vogliono diventare Presidente del Consiglio, salvo casi rarissimi che ben conosciamo, non è una cosa che si può fare, ecco. Tra gli atti portati a termine in questi anni, ormai si avvicina alla fine del mandato, qual è tra questi quello di cui va più fiero, comunque che secondo lei insomma, è più da sostenere rispetto al suo percorso politico? Ma ci sono, secondo me, numerosi atti di cui andiamo fieri come amministrazione, e ovviamente quindi anche nello specifico come lista e io come consigliere. Nella fattispecie credo che il primo atto importante, una cosa che ho seguito sempre, sia stato il risanamento delle casse comunali. Partivamo da uno stato complicato, con insomma il residuo attivi spaventoso. E adesso abbiamo risanato da tutti i punti di vista, abbiamo un indebitamento che è diminuito in maniera importante, abbiamo potuto per questa ragione aprire nuovi mutui anche per le opere che sono in corso, come la piscina comunale, e quello è un primo atto con una riduzione dei costi per il comune in termini di fitti passivi, ad esempio con l'aver riportato gli immobili comunali a essere utilizzati dall'amministrazione. Prima l'amministrazione aveva molti immobili in affitto, cioè pagava degli affitti, adesso ha ripreso possesso di immobili suoi e ha riportato tutti gli uffici al centro. Quello è un primo sicuramente importante risultato. Poi ci sono altre cose che io credo che vadano sempre ricordate. Aver poi avvicinato i cittadini diciamo, alla mutazione dei beni comuni col progetto di cittadinanza attiva, la annosa questione del campo Rom, che ad Alghero era in piedi da un periodo ormai ventennale, ed è stata risolta, credo, in maniera importante, un risultato raggiunto a inizio consigliatura, che adesso si va a completare con le opere di bonifica dell'arenoso. E queste in primis le opere importanti. Altri punti, secondo me, sono ancora in fase di raggiungimento, a cominciare da tutto quello che è legato all'urbanistica. E anche importantissimo, credo, perché è uno dei problemi di base, il decoro urbano, la pulizia della città, perché è vero che ancora in termini di pulizia le cose possono migliorare, ma il nuovo appalto col porta a porta mi sembra che le abbia migliorate notevolmente. Io dico sempre che la situazione è ancora migliorabile, ma non si può non riconoscere, rispetto alla situazione in cui si partiva, con questo nuovo appalto, con questa nuova ditta e con questa importante svolta che è stata data proprio al metodo di raccolta. Io credo che la pulizia in città sia migliorata in maniera importante.
importante. Lei adesso ha fatto un elenco piuttosto corposo, però dalle opposizioni in generale arrivano le critiche di diverse incompiute. Sicuramente, come annunciato anche dal sindaco e anche dalla maggioranza, magari questi mesi saranno ancora più fruttuosi. Certamente ci sono delle questioni ancora aperte che riguardano, per esempio, proprio quella viabilità, circonvallazione, la quattro corsie, il porto, di cui spesso ci si dimentica, invece una riqualificazione è oggettivo che sarebbe necessaria, e altre situazioni che forse avrebbero fatto fare in questi anni ad Alghero un salto di qualità che ancora non è stato fatto. Forse è quello che è la maggiore critica che vi viene fatta, viene avanzata. Ma io credo che alcune delle cose che abbiamo nominato stiano in corso. La circonvallazione è notizia di ieri e finalmente l'area è stata iniziata la recinzione proprio ieri. La ditta Angius ha preso possesso dell'area, la sta recintando. Adesso con l'eliminazione degli ordini bellici si potrà finalmente iniziare. Vedremo finalmente le macchine al lavoro, le ruspe diciamo al lavoro, e questo progetto della circonvallazione parte. È importante anche il discorso della quattro corsie, mi sembra non da poco, proprio. Va ricordato una cosa importante, il 15 novembre al Ministero ci sarà un incontro per cercare di definire la valutazione di impatto ambientale e il problema lì è un altro. Io credo che si stia andando nella direzione corretta, nel senso che il progetto è stato cambiato, è stato eliminato lo snodo a racchetta e si potrà finalmente raggiungere un risultato fondamentale, che è la realizzazione del primo lotto della Sassi Alghero con la conclusione della strada. Però facciamo attenzione, qua mi rivolgo anche al fatto che lo scorso anno le cifre vennero messe in sicurezza fino al 31-12-2018, già a settembre. A oggi ancora noi abbiamo un finanziamento che, se il governo non conferma le somme stanziate, rischia di scadere. Quindi ecco, questo però non può dipendere da noi, ma credo, sono sicuro che sicuramente il governo confermerà lo stanziamento per la Sassi Alghero e con la conclusione della azione di valutazione di impatto ambientale si potrà finalmente partire, non è una cosa da poco. Abbiamo parlato anche di porto. E sì, per quanto riguarda il porto, sicuramente è lì, cioè ovviamente il porto è un affidamento di gestione privati, lì anzi si è raggiunto, il comune non è ovviamente un ente di gestione del porto, è la regione che deve fare il bando, c'è una che mi risulti, ma qui non sono cose che conosco appieno, comunque mi risulta che il Consorzio del Porto e Marine D abbiano trovato anche un accordo e stiano proponendo una nuova gestione del porto. Al porto vorrei ricordare una cosa che magari non è esattamente del porto, ma è un'opera importante, credo che sia una di quelle opere che potrebbe dare un'impronta importante ad Alghero in questi ultimi mesi, e che è l'eliminazione della posidonia, delle alghe, diciamo così, da una larga parte della rinile di San Giovanni. Sono arrivati proprio da pochi giorni 200 milioni della regione, che si aggiungono già a fondi di bilancio, e io sono convinto che se lì si riuscirà a eliminare la posidonia, parliamo di 10 ettari di superficie occupata, non poca, e magari si restituirà una rinile fruibile, magari anche solo per costruire una struttura per eventi sportivi, per eventi di spettacolo, io credo che lì si faccia qualcosa che è paragonabile a un'opera pubblica. Se il bando, la gara deve concludersi adesso, entro il 31 luglio.